qui con mister De Simone. Allora mister, una partita combattuta, anche un po', forse un po' troppo, però alla fine ce l'avete fatta, avete vinto, adesso siete a 27 punti, come cambiano adesso le prospettive di questa squadra? Ma noi le prospettive sono quelle di far bene sempre, per cui stiamo facendo bene da tante partite. Devo veramente ringraziare i ragazzi che sono encomiabili per l'impegno che ci mettono, non solo durante la partita ma anche durante la settimana negli allenamenti, e questi sono i risultati. Siamo cresciuti di partita in partita dall'inizio di stagione, dove abbiamo faticato un po' perché comunque la squadra, tanti giocatori dovevano ancora acquisire tante situazioni di gioco, e adesso credo che siamo diventati una squadra, e siamo una squadra che può competere con le prime. Questa era una squadra fortissima con tanti stranieri, una squadra sicuramente tra quelle che dovrebbero vincere il campionato, per cui ci siamo anche noi. Devo dire, la partita è stata bellissima, penso che sia una partita all'altezza delle partite di carattere nazionale, perché è veramente giocata bene, arbitrata anche benissimo, c'è un arbitro che ci ha lasciato giocare, per cui si è espresso il gioco sia da una parte che dall'altra in maniera molto, molto completa, interessante, veramente una gran bella partita. Devo dire grazie ai miei giocatori perché hanno fatto una partita straordinaria e hanno meritato sicuramente la vittoria. Siamo con mister Cardillo. Allora mister, una bella partita combattuta che però alla fine vi vedo uscire sconfitti, quali sono le considerazioni? La partita è stata equilibrata, decisa da episodi, purtroppo loro sono stati bravi a rimontare lo svantaggio iniziale, noi molto molto ingenui dopo l'1-0 cadere nelle loro provocazioni e mettere la partita su un piano così grintoso, su un piano di quasi rissa. Siamo stati troppo ingenui per giocatori esperti, per una squadra esperta come la nostra questo non va bene, dovevamo gestire di più la partita, invece subito nel momento che abbiamo iniziato a reclamare con l'arbitro e con gli avversari abbiamo preso due gol e lì è girata un po' la partita. Ecco, mister De Simone ci ha detto che il Minturno è una squadra che può lottare per il campionato. Anche questa è la sua idea? Anche dopo questa partita rimane questo l'obiettivo? Sì, sicuramente, noi lotteremo fino alla fine per il campionato, poi vincerlo nello sport si sa, vince uno solo. Adesso c'è un lotto di squadre pretendenti, noi la Visse, il Cisterna, lo Sporting, DLF Formio, per cui non escluderei nessuno, sarà un campionato tirato fino alla fine, probabilmente si deciderà nelle ultime partite, ma noi comunque ci saremo.